Questa è la nostra truppa di viaggio. Siamo belli e carini. E siamo anche qui in Albania seguiti dai fantastici carabinieri italiani, eh? Le pepla, poporul, the people, the folk, gitan, zigan, gypsy, zigono, disparatra, dispare, disappears, verschwindet, du monde, peppermint, on earth, der erde. Alors, l'enfant, copilul, the child, the kind, nomad, 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 nomade. Oggi 1200 profughi, uomini, donne e bambini, prevalentemente giunti da alcuni centri urbani del Kosovo, arrivati quasi tutti subito dopo i primi bombardamenti della NATO. I 168 nuclei familiari vivono in fatiscenti strutture in muratura, senza acqua né servizi igienici. La corrente elettrica non raggiunge tutti gli stabili e non copre l'intera giornata. L'acqua, senza alcun processo di potabilizzazione, viene presa da 4 pozzi con pompe manuali. Legambiente e il GAP, gruppo auto-organizzato di protezione civile di Roma, hanno sin dal primo giorno avviato un rapporto con la comunità kosovare ed albanese presente nel campo. Lo scopo era quello di coinvolgere in prima persona i profughi nella gestione del campo stesso. Infatti, insieme a loro abbiamo ristrutturato ed igienizzato i bagni in disuso, organizzato momenti pomeridiani di attività ludiche e sportiva con i bambini e gli adolescenti. Abbiamo ripulito ed attrezzato un'area per la socialità all'interno della pineta. Abbiamo ristrutturato la scuola affinché da domani sia possibile per i maestri kosovari riprendere le attività didattiche. Abbiamo posizionato cestini per la spazzatura e provveduto al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Abbiamo distribuito generi alimentari e sanitari giunti dall'Italia. Abbiamo supportato il lavoro dei medici e degli infermieri albanesi, provvedendo a piccole medicazioni e a trasporti urgenti di malati gravi in ospedale. Abbiamo avviato un'intervista per capire meglio la storia di ogni profugo e le sue considerazioni su questa guerra e sul loro futuro. Dalle prime discussioni avute con loro emerge una diffusa simpatia per la NATO e per l'UCK, che sembra essere più motivata dalla convinzione che questi permettano il rientro in Kosovo in tempi brevi che da una coscienza politica o da una volontà indipendentista. In altre parole, i kosovari e le kosovare vogliono solo tornare a casa. Jam Mohamed Ramadani, gjeni jam i fshatit cili në komunën Sarajevecit, afër Prizrenit e 15 km. Lui si chiama Mohamed, ha 26 anni e viene dalla campagna di Prizren, dove studiava economia. Nel momento in cui lo hanno cacciato da casa, era il 24 marzo, quando la NATO ha cominciato a bombardare la Serbia. Erano le 5 di pomeriggio. I serbi sono entrati nella sua casa, lo hanno tirato fuori e poi hanno bruciato tutto. Loro sono andati via sulle montagne per 4 giorni. Le condizioni erano pessime perché stavano fuori, all'aperto. Qualcuno aveva la macchina, qualcun altro il trattore.
Poi i serbi sono andati anche lì, nella montagna dove stavano. Li hanno presi. Hanno diviso gli uomini da una parte e le donne dall'altra. Durante tutto quello che è successo hanno anche ucciso un suo cugino. Quindi è arrivato a Karavastas. Edhe gjatë otimit në malgje një në mbytën një kushëria Gjim Ramadani, cili kishin pushkatur, cili kërkushin në malgje. Ashtë qërëj cilin në prindin e demi e shërët, Hamzi e shërën, cilin e kishin silmuar me 22 janë. Per organizzare questo campo hanno fatto in modo che ogni palazzo avesse un rappresentante che è stato scelto da una riunione a cui hanno partecipato tutte le famiglie. Ne sono stati eletti 12 che hanno fatto un'altra riunione ed hanno scelto lui come il rappresentante di tutti perché era giovane e lavorava con tutto il cuore. Ha notizie della guerra tramite i media e di parenti dell'UCK che vengono qui a trovare i loro familiari. Queste persone che vengono dicono che il morale dei soldati dell'UCK è alto. Infatti ogni giorno vanno sempre più avanti, 5-6 km rispetto ai serbi, e quindi la speranza di vittoria è grande, anche perché gli sono arrivate notizie di diserzione dei soldati serbi. L'accoglienza da parte del popolo albanese e del comune di Divjak è stata molto buona, anche perché è arrivata prima delle organizzazioni internazionali. Gli albanesi hanno diviso con loro il poco pane che avevano. Gli ordini sono stati già dati, tutto è in mano ai militari. Da Bruxelles gli ordini sono stati già dati, tutto è in mano ai militari. Bombardamenti entro 2 ore, il rischio è una guerra in Europa. Il rischio è una guerra in Europa. Una situazione di emergenza che magari poteva anche far sembrare, così tra virgolette, era guerra lontana, stavo sul mare, fosse per questi aerei micidiali che sorvolavano, aerei e elicotteri, quindi sia aiuti che aerei che andavano a bombardare e tornavano dal bombardamento, che praticamente continuamente passavano sulle nostre teste e ti facevano rendere conto di quello che aveva subito, stava subendo e sta subendo tuttora il territorio albanese, che oltre al cielo, insomma, anche la terra è completamente militarizzato, no? Il 7 giugno la NATO smette di bombardare. I serbi di Belgrado festeggiano, i serbi del Kosovo si preparano a fuggire dalle rappresaglie dell'UCK.
Adesso, chi prima dell'intervento NATO viveva in Kosovo, in mezzo al conflitto UCK Polizia Serba, potrebbe tornare, dopo la fuga dalle rappresaglie serbe, in un deserto di tritolo e uranio, tra case bruciate, bombardate, mine, veleni, bombe inesplose e tutte le sorprese made in USA che sapremo, forse, tra qualche anno. Come è stato per l'uso di armi ad uranio impoverito usato nella guerra del Golfo del 1991. Il campo profughi nella pineta di Karavastas è ormai praticamente vuoto. I piani di rientro organizzati dalla NATO e dall'ONU sono saltati e si traducono in un neanche troppo mascherato vedetevela da soli. Il 3 luglio decidiamo così di organizzare una carovana di pullman per riportare a casa gli ultimi 200 profughi rimasti nel campo. I poveri tra i poveri, i dannati tra i dannati. Il 6 luglio i pullman accendono i motori. Pochi minuti e siamo in viaggio verso il Kosovo. Durazzo, Tirana, Kukës, 18 ore di viaggio ininterrotto, su strade dissestate, tra incredibili file di macchine, trattori e camion, carichi di profughi, pacchi e disperazione. La guerra è finita, è vinta. I buoni adesso devono pensare alla ricostruzione. Soldi, appalti, spartizioni, mentre l'odio etnico si generalizza.